Per la squadra di canottaggio il 2014 è iniziato subito in maniera molto intensa. Oggi c'è stato un raduno decentrato, domenica prossima i campionati di remo ergometro, poi fine gennaio subito con le prove di fondo, insomma una stagione intensa fin da subito, ma andiamo per ordine. Che cos'è il raduno decentrato? Giusto per spiegarlo a chi magari non se ne intende. Certo, niente, il raduno decentrato praticamente consiste in questo, c'è il caposettore, in questo caso il caposettore degli Under 23, che in accordo con il direttore tecnico della nazionale fa dei giri per l'Italia, in questo caso comincia a fare l'Alta Italia. Oggi è venuto qua da noi a Pavia, domani va a Como, dopodomani si troverà a Torino, per poi concludere la settimana prossima il suo giro a Pisa. Cosa consiste il raduno decentrato? Consiste che niente, diciamo, chi vuole, siccome è libero non viene fatto su convocazione, quindi tutti gli allenatori della zona, chiaramente diciamo della Bassa Padania in questo caso qui, che hanno degli Under 23 che possono essere di interesse nazionale oppure degli Under 23 che vogliono cominciare a fare un qualcosa in più di quello che hanno fatto finora, diciamo, possono partecipare a questi raduni. E il direttore, in questo caso il responsabile del settore, li visiona. Per esempio stamattina gli ha fatto fare il test a remergometro, oggi pomeriggio delle prove in barca, li ha filmati e dopodiché ha commentato uno a uno i loro difetti o i loro pregi. Questo è un raduno decentrato. I ragazzi del CUS Pavia come si sono comportati? Ma il loro stato di forma in questo periodo non è che sia eccezionale. Non dimentichiamoci che oggi è il secondo giorno d'allenamento dopo i rompete le righe delle vacanze di Natale. Questi ragazzi praticamente era dal 21 di dicembre che io non li vedevo e i collegi hanno aperto ieri, quindi io non so poi loro a casa se effettivamente si sono allenati bene oppure hanno preso le vacanze proprio come vacanze. Sta di fatto che però tutto sommato diciamo che è stato un raduno produttivo, non è stato uno di quei raduni dove voglio dire partecipavano in tantissimi, perché insomma chi vuol partecipare ha due motivi secondo me: uno che vuol mettersi in mostra per entrare nella squadra nazionale e il secondo per vedere di migliorare, perché sai, tante volte l'allenatore societario magari vede determinate cose, probabilmente quattro occhi vedono meglio, quindi in questo caso qui diciamo che i nostri ragazzi di Pavia hanno appreso ancora delle cose nuove anche oggi. Ritornando al 2014, finora abbiamo visto per lo più barche corte scendere sul Ticino. Quando inizieremo a vedere un po' di equipaggi e per quali gare ovviamente prepareremo degli equipaggi? Diciamo che io nel periodo invernale preferisco vedere i ragazzi sulle barche corte, perché a volte la barca lunga magari maschera un po' certi errori. Le barche lunghe le cominceremo a vedere fra poco, perché fra poco ci sarà da preparare la gara di Torino, a fine mese ci sarà da preparare la gara di Pisa, che non è la Pavia Pisa ma è una gara di fondo fatta in doppio e in quattro senza. Dopodiché ci sarà il classico appuntamento a marzo della Ivido del River in otto, e insomma bisogna aspettare ancora almeno un mesetto prima di vedere i primi otto uscire. Un'ultima domanda riguarda i più giovani, la squadra junior, che comunque è molto presente negli allenamenti, però è decisamente meno numerosa rispetto alla squadra senior e universitaria. Qual è il loro stato di forma e quali sono le prospettive per questi ragazzi? Sì, è vero, ma noi proprio storicamente a Pavia non abbiamo mai avuto una squadra ragazzo junior numerosa. A mia memoria non mi ricordo quando abbiamo fatto un 8 junior o un 8 ragazzi. Forse perché siamo una società universitaria, allora magari si avvicinano di più ragazzi di una certa età al nostro sport qui a Pavia che non i ragazzini giovani. Però devo dire che quest'anno
ho visto uscire un otto di giovanissimi una volta. Abbiamo quattro della categoria ragazzi e un quattro della categoria junior. Lo stato di forma non è eccezionale perché sono ragazzini giovani, devono ancora imparare ad allenarsi soprattutto. Devo dire che sono abbastanza presenti, questo è vero, però tante volte la presenza non basta, ci vuole anche un qualcosa in più. Però loro hanno la fortuna di essere in un contesto dove possono fare allenamento tutte le sere vicino a campioni del mondo, quindi possono solamente migliorare se hanno voglia di migliorare.